Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Io, cioè, inizierei con gli appunti da esame di maturità di Luca. Sì, che però ce li devi passare perché noi invece non siamo pronti. Fogliettino con i numeri del box office ufficiale. Benissimo. Tutti su. Oh, Antonio subito ha deciso No, perché era di bellissimo. dirlo. Doveva essere un segreto, c'era anche qui il cofanetto di No, ET che no, mi era parava. Ma tu da dietro vedi, ti potevi scrivere di bellissimo. E infatti lo puoi incollare qui, tutto. Ecco, lo cade qua, tutto. come se non fosse. Non si incolla, vabbè. Non potete cadere il Raptor, vi prego. Comunque, adesso che abbiamo dimostrato che siamo E preparatissimi. nonostante il foglietto sbaglierò, non vi preoccupate. Comunque, siamo qui per parlare ovviamente del fenomeno box office, perché in questo periodo, come avrete notato, se ne parla parecchio. Perché se ne parla? Perché Jurassic World sta facendo numeri impressionanti, però come vedremo poi dopo, insomma, ne parliamo dopo, non è l'unico film. C'è stato Inside Out, ma in realtà, se uno ci fa un po' caso, è un 2015 che più volte Infatti solo si è qualche fatto. settimana fa Fast and Furious 7 era stato un È fenomeno a Ultron, modo suo. che è il sequel di Avengers, nonostante qualche problemino in America, comunque ha fatto Andava numeri molto bene, sì. impressionanti. Problemini relativi, perché comunque Sì, sono sempre tutti relativi. 460 milioni. Io, al contrario di Luca, mi sono guardato un po' di cose prima e effettivamente facevo una considerazione che se si guarda la classifica dei maggiori incassi, parliamo di quelli internazionali, c'è ovviamente, ci sono alcuni fenomeni tipo Titanic, che lo sappiamo tutti, che dal 97 è stato praticamente fino poi all'arrivo di Avatar il fenomeno per eccellenza. Ma ci sono stati quegli anni praticamente prima dell'arrivo dei cinecomic, cioè quindi fino al 2007, che in realtà la classifica era poco di più, Stante. cioè era Titanic e quello, cioè il secondo Pirati dei Caraibi a un certo punto divenne il secondo incasso di sempre, per far capire a che livello Quello fu il più stavamo. grande scossone Poi degli anni. arrivò il Cavaliere Oscuro, poi arrivò Avatar, ovviamente, che fece piazza pulita ed ancora adesso sembrerebbe Imprendibile. irraggiungibile. Però nel frattempo ne sono arrivati almeno una quindicina di titoli nei primi 20 posti, che hanno praticamente a un certo punto fatto abbassare tutto e hanno alzato l'asticella, se così vogliamo dire. Questo dipende dal 3D, dipende dal caro dei prezzi, dipende dai cinecomic, da questi blockbuster nuovi Sì, che. da questa presa che hanno sul grande pubblico questi franchise. Sì, esatto, però nonostante questo, cioè, Jurassic World è effettivamente qualcosa che ci ha stupito, no? Ha stupito tutti, Anche gli analisti soprattutto americani. gli analisti, perché lunedì scorso noi abbiamo parlato proprio qui di Jurassic World, del film, e dicevamo che noi ci eravamo stupiti, al contrario, ci eravamo stupiti di come prima dell'uscita del film anche chi aveva Fossero così visto, caute sì, queste l'avevano persone. proprio sottovalutato dal punto di vista di quanto potesse interessare al pubblico, di quanto potesse piacere al pubblico. Però, nonostante questo, nonostante noi invece diciamo, l'avevamo un pochino previsto ed eravamo stati ottimisti, non ci È andato aspettavamo, oltre le cioè. più E rosee ci chiedono a aspettative cosa è anche dovuto il nostre. successo Jurassic World, secondo voi? In parte o del tutto all'effetto nostalgia? Tutte e due le cose, cioè sia l'effetto nostalgia che non, perché appunto se ricordiamo Quello è che. senza dubbio presente. Sì, ricordiamo che nel 2000, dicevamo prima, nel 2015 ci sono stati già altri fenomeni, blockbuster, e in realtà tutta l'estate che abbiamo davanti, per poi arrivare addirittura a dicembre a Star Wars, ci fa presupporre che ce ne saranno altri, magari non a livello di Jurassic World, forse Star Wars anche di più, però magari gli altri no. E c'è questa voglia di vedere questi blockbuster, perché comunque il target ormai, diciamo, l'hanno preso in pieno, Eh sì. no? E ormai hanno capito bene, ci è voluto un po' agli studios americani per capire effettivamente Qual le era la esigenze, formula sì, giusta? la formula giusta per coniugare un po' di qualità e la quantità, perché sono usciti tantissimi titoli per il target, appunto, che è quello che spende di più in questo momento, quello appassionato di videogiochi, molto social, Sì, molto. diciamo dai 13 ai 25 più o meno. Esatto, e hanno fatto tanti film che hanno avuto anche successo, ma che dal punto di vista qualitativo erano veramente pessimi a volte, e quelli non potevano funzionare fino in fondo perché mancava l'altro aspetto, mancavano le famiglie, mancavano gli adulti. Jurassic World è un blockbuster che funziona molto bene, che attira il grande pubblico,
E poi però c'ha l'effetto nostalgia che... In più si porta dietro un'altra generazione, si porta dietro una risonanza ventennale in cui insomma è entrato a fare parte della cultura popolare questo brand, questa idea insomma dei dinosauri che ritornano sulla Terra. E diciamo che il film anche dal punto di vista realizzativo ha saputo coniugare bene queste anime praticamente proponendo un rinnovamento dell'idea, rendendola appetibile a tutti. E secondo me sono queste le caratteristiche che hanno avuto i grandissimi successi al botteghino, ovvero hanno saputo giocare con diversi elementi, con diversi target, avendo in qualche caso l'elemento vincente in più che secondo me hanno i film di James Cameron, che rimangono secondo me in una galassia a parte. Sì, ovvero secondo me per ora. Ovvero secondo me nel caso di Titanic l'elemento romantico della storia vera, nel caso di Avatar la tecnologia, l'aver reso veramente le possibilità del 3D al cinema, secondo me qui siamo rimasti, cioè sono rimaste cose inimitate e irripetibili. Sì, vabbè, ma Cameron è proprio, cioè, veramente sì, un altro universo. Sta a parte. Ma semplicemente per il fatto che già l'ha fatto due volte, cioè si è superato, già quello ti fa capire. Però se vai a vedere a livello della alchimia, della sceneggiatura, sono film che hanno qualcosa in comune. Beh, io penso che la caratteristica principale, di quello ne parlavamo pure l'altra volta, no? Quando fai blockbuster devi necessariamente rinunciare a determinate cose. La storia deve essere semplice. Ci devono essere altre cose invece. La storia deve essere semplice. Storia d'amore. Bisogna sfruttare gli stereotipi perché comunque sono quelli che funzionano. Poi lo stereotipo lo puoi usare in tanti modi e quindi la qualità può variare anche in base a come lo utilizzi, però quello conta molto, no? Cameron, cioè, non ci dimentichiamo che quando fece Titanic veniva da film in realtà molto più complessi, no? Terminator, i paradossi temporali che poi hanno fatto la storia del cinema, ancora adesso si continuano a ripetere, a copiare in un certo senso, di Abyss, che è un film addirittura che non era per il grande pubblico in un certo senso, perché... infatti non l'ha visto il grande pubblico, no, non andò bene come altro dopo. True Lies, che era una cosa mai vista, cioè un blockbuster commedia, sì, parodia, cioè veniva da progetti molto più ambiziosi, Aliens, che forse l'action per eccellenza da un certo punto di vista. Titanic fu molto criticato perché era banale, tra virgolette, no? Era una storia d'amore, appunto, che giocava molto sugli stereotipi. In realtà fu fatta apposta. Infatti era quello... Perché serviva per poter fare quello che lui voleva. Cioè, lui gli interessava il Titanic, gli interessava la storia, gli interessava raccontare questa sua ossessione per il relitto, e gli serviva un qualcosa per far avvicinare il grande pubblico a quello, altrimenti un film del genere non lo puoi fare. Certo. Avatar è la stessa cosa, però cioè, non è che James Cameron non sa fare cose più complesse o cose più difficili. No, certo, io non volevo dire assolutamente questo. No, ma non dico a te, dico in generale, no? Perché quando si critica molto in realtà è una necessità. Lo stesso Jurassic World, io leggo che è stato molto criticato i dialoghi, che tra l'altro io non ho trovato così pessimi, sinceramente, sempre considerando che il riferimento deve essere appunto il blockbuster. E tutte queste semplificazioni, la storia molto semplice, i personaggi un po' stereotipati, sono parte del genere. Guardiamo, sì, i primi incassi sono Avatar, Titanic, che abbiamo già detto, gli Avengers, Fast and Furious 7, cioè c'hanno tutti qualcosa in comune. Cioè non arrivi a fare quei soldi. L'abbiamo visto con Interstellar, l'abbiamo visto con Inception, l'abbiamo visto con altre cose, incassi importanti, ma non arrivi mai lì sopra, perché comunque ti perdi degli spettatori potenziali. In chat c'è una riflessione interessante. Il nostro studente Cosmodrom dice: Titanic comunque è stato un diesel degli incassi, nel senso ha avuto un successo non esplosivo, ma crescente nelle settimane e nei mesi, anche perfetto il passaparola. I blockbuster moderni sono degli sprinter che si giovano di una campagna pubblicitaria più massiccia, soprattutto attraverso il web, che parte molto prima dell'uscita del film. È vero, però Jurassic World è un po' a metà tra le due cose. Sì. E il motivo per cui probabilmente, ma qua potremmo essere smentiti tranquillamente, ma il motivo per cui forse non arriverà Titanic o Avatar molto probabilmente, Titanic
non lo so, se continua così, intorno ai 600 milioni in America. Sul mercato domestico forse? Sì, 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 il mercato internazionale. Internazionale non te ne parla proprio. Jurassic World, se può sperare di arrivarci, è perché è uno sprinter, come è stato tanti altri, stato però sta continuando in maniera... sì, è il miglior sprint in assoluto, però ormai sono parecchi giorni che dura questo sprint. Ma ieri ne metti altri 10 in America. Cioè, quindi sta continuando. Avatar e Titanic sono stati qualcosa di incredibile, perché in realtà non hanno mai fatto i numeri che sta facendo Jurassic World in una settimana, ma neanche in un giorno, però l'hanno fatto per mesi e mesi e mesi. Sì, ed è una caratteristica di entrambi. Visti e rivisti, non visti una volta solo al momento dell'uscita. Vabbè, Titanic divenne proprio una sorta di fenomeno incredibile. Ma anche Avatar. Ricordo, intervistavano anche qui in Italia, no? Se fosse uscito al cinema era la 15ª volta che lo vedevano. Ma perché Avatar e Titanic hanno una caratteristica, che è un film che molta gente ha visto tante volte, e il passaparola è sempre stato positivo, e il passaparola faceva più di quanto poteva fare il marketing, cioè contribuito veramente a... Ma anche perché appunto Avatar e Titanic sono film che sono rimasti 6-7 mesi al cinema. Questi blockbuster qui, effettivamente, come diceva anche l'utente, puntano molto sull'effetto immediato, e generalmente raccattano tutto quello che si può raccattare, certo, nelle prime 2-3 settimane, 2-3 weekend, e poi va a scendere. Fino a che non è il turno del prossimo blockbuster. C'è un'altra cosa che differenzia molto Avatar e Titanic, che è l'uscita. Avatar e Titanic sono usciti a Natale, sì, che non è un periodo importante per l'America, però non è periodo da blockbuster. Titanic fu forzato ad uscire a dicembre, in un certo senso anche Avatar, anche se Avatar vollero sfruttare con quanto già era successo. Titanic fu forzato perché ci fu quel ritardo clamoroso, tant'è vero che si pensava all'epoca che quei 6 mesi di ritardo avrebbero potuto addirittura distruggere Titanic. Sì, sì, Titanic era stato il film più costoso all'epoca della storia e già aveva avuto diverse complicazioni. Quello si pensava che sarebbe stato proprio la morte. Max stava dicendo più o meno la stessa cosa. Il successo non è esplosivo, è dovuto anche al periodo dell'uscita. Esatto. A fine anno il primo weekend è più debole, ma durante la settimana si recupera. Praticamente sia Avatar che Titanic sono andati avanti per mesi, sono arrivati fino a maggio-giugno, cioè il periodo del blockbuster. Sì, esatto. E non hanno avuto, diciamo, queste che forse grandi... la strada è stata poi aiutata dopo al fatto che non c'erano altri fortissimi. Questo volevo dire, che adesso Jurassic World, per quanto può andare avanti, può arrivare a Terminator. Arriva a Terminator Genesis, che tra una settimana, cioè a un certo punto dovranno toglierlo, perché comunque ci sono questi altri. Ma già adesso c'è una bella lotta, perché Jurassic Park sta tenendo bene, senza dubbio, però è pochissima adesso la differenza con Inside Out. Ultron, sì, esatto. Lunedì. Ultron era stato messo prima, il primo maggio, nonostante fosse uno dei più importanti, proprio perché volevano spazio per potersi allungare, no? C'è un altro utente. I famosi, come dicevamo prima, gli sprinter, sono quelli che vengono messi di solito il 4 luglio, sì, cioè esatto, proprio veramente si devono bruciare nel giro di una settimana, 10 giorni. Due cose. Prima, Max, oltre a quello che ho letto prima, aggiungeva: vedremo se Star Wars segue questo percorso, perché Star Wars esce in un periodo come quello di Titanic, però sarebbe in teoria anche uno sprinter, quindi dobbiamo vedere se Star se Wars avere le regole è la vera incognita, variabile impazzita, nel senso che sulla carta dovrebbe avere tutte le caratteristiche per... Infatti, non gli manca niente. Per cominciare a incassare il 17 dicembre e finire intorno ad aprile. Più però in questi casi è sempre difficile poi... Sì, bisogna vedere, perché secondo me io ho la sensazione che qualsiasi tipo di film sia uno sprinter in questo caso. È molto raro che succedano le cose, sì. Infatti è successo solo Cameron. Il film annunciato è atteso, sì, di solito. Non sto parlando naturalmente dei film indipendenti, sì. Però i grossi film sono tutti sprinter, perché sì, generalmente si crea un'aspettativa che ti porta, diciamo, questa aspettativa, gli spettatori cercano di soddisfarla il prima possibile, e poi raramente, certo, le persone si vanno a vedere 3-4 volte uno stesso film. Con Cameron è sempre successo questo, sia con Avatar che con Titanic, quindi... Secondo me è più l'eccezione che conferma la regola. Con che la altro. Differenza che Titanic fu in un certo senso una sorpresa, con Avatar, nonostante molti lo sperassero, in realtà nessuno ci credeva, no, che avrebbe potuto ripetere. Ma con Avatar la fregatura vera sarà Avatar 2, perché sì, lì a quel punto invece tutti saranno che si aspetteranno quello.
Sarà, sì, infatti, chissà io se Avatar 2 ci sarà. Io Avatar 2 la vedo proprio difficilissima. Forse sarà, questa io volta. Penso ci sarà una trasformazione genetica che diventerà anche. Però Avatar io, 2 io sono stato il primo a dire, cioè non il primo, io lo dissi tutto. Proprio sulle pagine di Movie Player che non era impensabile che Avatar potesse fare lo stesso tragitto di Titanic, cioè, ma quasi raddoppiato, non altro po'. No, su Titanic e Avatar c'è, cioè, il commento di un utente che dice: Titanic e Avatar sono stati ancora prima che dei film degli eventi. Le campagne pubblicitarie erano improntate sul mostrare qualcosa di mai visto, lo stesso in un certo modo con gli Avengers, unire in un solo film personaggi provenienti da Jurassic World non presenta innovazioni reali, dinosauri realistici al cinema li abbiamo già visti. Questo risultato in quest'ottica è molto sorprendente. Sì, in quest'ottica assolutamente sì, però il problema è che secondo me si sono proprio, cioè tutti quanti hanno sottovalutato appunto la voglia che la gente aveva dei dinosauri. I dinosauri, cioè non ci dimentichiamo, Jurassic Park è stato uno dei grandi fenomeni al botteghino. Perché? Perché i dinosauri, bambini, grandi, cioè è una cosa che incuriosisce. È ovvio che l'effetto sorpresa non c'era, no. Però c'era anche la volontà appunto di tornare a vivere quella sorpresa. Ci giocano molto col discorso che fanno sull'Indominus, cioè il fatto che i dinosauri non bastano, sì, più, ma si deve creare qualcosa di ma più. Ma io penso che semplicemente la gente voleva tornare a vivere quel tipo, sì, di avventura, un blockbuster che appunto fosse diverso da ormai dai Terminator, dai Fast and Furious, che sono improntati proprio verso tutt'altra cosa. Questo Jurassic World è un po' un'avventura, un po' un film per famiglia, un po' thriller, cioè è un po' diverso da quelli che abbiamo ma visto ultimamente, anche bene diverso anche dai cinecomics. Sì, sì. Quindi forse in questo periodo effettivamente sono tanti, forse troppi, e la gente, sì, ha voglia di un qualcosa di diverso, di qualcosa diversa. Di diverso, quello che non erano riusciti a fare Jurassic Park 2 e 3, perché lì veramente poi la qualità, insomma, aveva dato problemi, cioè nel senso che passaparola non c'era stato. Qui passaparola c'è, forse anche perché le aspettative erano abbastanza basse, quindi tutti quanti noi per primi abbiamo detto: no, guardate che noi non ci aspettavamo questo gran film, però è molto divertente, è effettivamente quello che dovrebbe essere un sequel di Jurassic Park, sì. E quando si sente una cosa del genere, chi era innamorato del primo Jurassic Park ci ritorna. Chi insomma si ricorda quello che aveva vissuto, ovviamente ci porta i propri figli, ci, sì, porta i nipoti, perché dice: guarda, così come ci sono cresciuto io, adesso vedrai che piacerà, certo, pure a te. Quella è una componente, cioè, molto in genere quando si arriva a questi eventi, è vero che c'è tutto il discorso, si diceva prima, però il motivo in genere è sempre uno, cioè la magia del cinema, sì. Se tu riesci in qualche modo a rivivere la magia del cinema, l'evento va da sé. È quello fondamentalmente. Fast and Furious, ecco, forse vabbè, questo è il discorso parte veramente più strano, se, sì, vogliamo, perché Fast and Furious è sempre andato bene, questo un po' per la morte di Paul Walker, un po' per tanti altri motivi, il marketing che se l'è giocato bene, quello secondo me è il vero fenomeno inspiegabile di quest'anno. Su Avatar ci sono due commenti. Max che ci dice: per Avatar non ci credeva manco la Fox, stando a James, no, Horner, che pare l'abbia detto nella sua intervista. No, ma mi ricordo anche io la Fox, sì, qua in Italia, che era molto molto nervosa quando ci presentò qualche mese prima, ad agosto. Mi ricordo delle 4-5 mesi prima, ci presentarono 25 era minuti. Era un po' prima di Venezia, mi ricordo. Era agosto, sì, ci presentarono 25 minuti. E io non li ho mai visti così nervosi. Chiedevano feedback. Volevano vedere se anche noi eravamo rimasti colpiti come erano rimasti colpiti loro, perché comunque effettivamente era qualcosa di abbastanza rischioso, se vogliamo. Ma poi fu posticipato di un mese, no, in Italia, in Italia piovere, sì, perché c'era Piovono Polpette 2 che occupava gli schermi in 3D, me lo ricordo. In Italia fu posticipato, infatti la proiezione stampa del film fu i primi di gennaio, forse il 3-4 gennaio, poi uscì dopo la Befana, mi pare, il 9 forse. Sì. Sul discorso che facevi prima di Avatar, che andava presentato, diciamo, Cosmodrome, dice: Avatar infatti aveva la grande novità annunciata di essere il primo film in stereoscopia nativa, cosa che oggi è molto normale, quindi Avatar 2 non aveva sì, più questa variabile a supportarlo. Fu un aspetto fondamentale, cioè, perché per Avatar 2 dovranno giocarsi qualcos'altro per far capire come può essere un evento rispetto al precedente.
Ma infatti lì la storia di Avatar era quasi un canovaccio che permetteva lo sviluppo Titanic è evento di tecnologia perché da solo e lui poi l'ha costruito bene. Avatar aveva tutto questo. Avatar 2 secondo me sarà difficile, però se c'è una persona che ha dimostrato che effettivamente sì, non mio, bisogna sono curioso di vedere lui come la, come farà in modo di presentarci Avatar 2 come qualcosa di nuovo. Ma loro lo sanno, cioè loro sanno benissimo, loro intendo Fox, Cameron stesso, quindi sicuramente qualcosa si inventeranno. Dice Avatar 2 lo girano in 60 fotogrammi al secondo, pare. Sì, sì, ma però non è quella secondo rivoluzione. Secondo me porterà a, a livello successivo l'esplorazione di quel mondo, di quell'universo. No, quello sicuramente, con Avatar. Però secondo me è questo quale caratteristica può avere il film? Beh, sicuramente lui si giocherà la sua passione per il mare, per gli oceani, l'ha già detto, quindi ci sarà tutta una parte sommersa di Pandora. Il mare di Pandora. E quello unito a delle tecnologie che è un po' stesso la stereoscopia, non è che poi è andata così avanti rispetto ad Avatar, no, ma lui potrebbe, lui Cameron potrebbe. Però, dopo, però raramente Avatar è stata film, utilizzata così bene da altri. Ma dopo di lui, due, tre. Tra l'altro, Scorsese. Tra l'altro, Titanic in 3D l'hanno visto in pochi, relativamente, cioè rispetto al Titanic in 3D, e quella forse è una delle cose, a momenti, non tutta, perché poi ovviamente non era nativa. No. Però c'erano dei momenti in cui secondo me e là veramente il 3D ti faceva capire che può essere una visione veramente diversa del cinema. C'erano dei momenti veramente incredibili. Infatti per questo aspetto è rimasto unico. E io penso che lui l'abbia usato anche per sperimentare appunto, perché questi momenti più incredibili avevano a che fare ovviamente con l'oceano. Insomma, Cameron sa il fatto suo. No, ma io più che preoccupato sono curioso di vedere come... Comunque, io volevo tornare un attimo, non so se ci sono domande, però volevo un attimo tornare al discorso di Jurassic World per far capire quanto questo è successo, perché Jurassic World ha fatto il primo incasso di sempre in America battendo gli Avengers di 3-4 milioni, e gli Avengers, appunto, stesso Ultron, non c'era weekend, riuscito, no? Il primo weekend. Secondo weekend stessa cosa, ha battuto nuovamente gli Avengers, dopodiché è stato il primo film, il più veloce ad arrivare, 250 milioni, 300 milioni, 400 milioni, 450 mentre parliamo, probabilmente. No, domani forse. Quindi, insomma, per far capire che è un qualcosa, sì, è vero. Quando arriva è uno sprinter, però manca poco per superare. Però gli sprinter di cui si parlava prima in genere non ci arrivano a 400 milioni. Vediamo a quanto arriva, però per capire veramente le cifre di cui stiamo parlando, oltre i 500 milioni in America sono arrivati 5 film. No, quattro film. Avengers, Titanic, Avatar e il Cavaliere Oscuro. Ah, ok. Cavaliere Oscuro si è fermato, mi pare, a 5,40, non so se ce l'ho scritto, no. Non si può, c'è pure lui appunti. C'è un po' di appunti di numeri. No, però io... dei tuoi piaceva il fogliettino, esatto. Stile esame... Oltre 600 milioni... Vabbè, un post-it che avevo oltre 600 milioni sono arrivati Avatar e Titanic e no, gli Avengers. Giusto, sì, è gli Avengers. Il primo, sì. Cioè, stiamo parlando veramente Ultron si è fermato a 4,60. Stiamo parlando di veramente 3-4 film. 4,50 sta Ultron, ancora non si è 4,58, fermato, però sta intorno a 4,50. Quindi, cioè, capiamo. Sì, sì, è una cosa comunque non frequente, non è una cosa. Invece, per quanto riguarda il mercato internazionale, oltre 2 miliardi ci sono solo Avatar e Titanic. Intorno al 1,5 miliardi, a 1,5 miliardi c'è gli Avengers. Fast and Furious si è fermato prima, a 1,350 mi pare, e a 1,350 c'è anche Ultron. E poi ha cascata un po' di Pirati dei Caraibi, mi sa. Sì, ma c'è Frozen, 1,100, 1,2. Però insomma stiamo parlando veramente di numeri molto molto importanti. E tra l'altro questi numeri dovrebbero far capire come, soprattutto in America ormai sia diventato difficile arrivare a certe cifre. Perché sul mercato internazionale, con la Cina, con le contemporanee, si sta espandendo tutto, la possibilità di guadagnare. Sono tanti film, dicevo, se si guarda negli ultimi anni sono più di 10 film che sono arrivati oltre il miliardo, mentre fino al 2008 praticamente c'erano solo i due di Cameron, c'era un del Signore degli Anelli, neanche tutti e tre. Ritorno del Re è l'unico che è andato. Cioè, quello perché si stanno creando un mercato più ampio, insomma, per esatto. Il cinema. Il mercato americano invece negli ultimi anni si è fatto un po' fatica, cioè c'è stato appunto gli Avengers che è stato il vero fenomeno, perché riuniva proprio questo evento, no? Il discorso che si faceva prima.
Quindi il Jurassic World che ci arriva effettivamente dà un'idea. Sì. Fast and Furious 7 è stato mostruoso sul mercato internazionale e in America è andato bene, ha fatto 350 milioni, ma c'è una bella differenza tra 150 milioni e i 450 che sta girando. Esatto. No, no, cioè, e poi tra l'altro da questo punto di vista è interessante pure notare che sostanzialmente alcuni 3-4 dei successi più clamorosi di quest'anno sono tutti della Universal. Sì, sì, infatti la Universal veramente... La Universal ha battuto il suo record di, diciamo, incassi annuali nel mondo adesso. E manca ancora metà anno. Esatto. Quindi per far capire, esatto, insomma... Ma anche per far capire, il weekend in cui è uscito Jurassic World è stato talmente tanto l'incasso di Jurassic World che quel weekend, nonostante non ci fossero altre grandi uscite, è il miglior weekend di sempre del box office americano. Eh sì. Cioè, è superiore per esempio a Natale di qualche anno fa, dove c'erano tante... Cioè, sono veramente numeri impressionanti. Due cose, una domanda. Ci chiedono, secondo voi i sequel di Avatar avranno lo stesso successo del primo o stanno tirando un po' troppo la corda? Ma con Cameron stanno tirando la corda, però appunto con Cameron non si può sapere. Qualsiasi cosa dici sbagli, quindi no, infatti con Cameron asteniamoci. Io ho una certezza, cioè che sia Cameron che Fox, che la Fox lo sanno benissimo, quindi sì, ci stanno mettendo anni, vabbè, ma questa non è una novità per Cameron, non verrà presa alla leggera la cosa, sicuramente ci avranno qualche asso nella manica che noi adesso non possiamo neanche immaginare. Secondo me tra un po' si comincerà a dire qualcosa. Spero che prenderanno dei rischi, spero che faranno un po' come Nick Pizzolatto con la seconda stagione di True Detective, ovvero spero che lo faccia a modo suo, comunque non cercando di fare meglio di Avatar. E io, conoscendo il personaggio, penso che possiamo essere fiduciosi. A livello degli incassi è difficile dirlo, non credo. No, mi viene da dire no. Anche perché però Cameron, che è uno che segue le ha fatti, però ci ha sempre tenuto a fare cose abbastanza originali, sì, e di questo dobbiamo parlare dopo, perché è molto importante l'originalità. Il fatto che abbia praticamente abbandonato qualsiasi progetto per dedicarsi tanti anni di nuovo ad Avatar, con Avatar 2 e Avatar 3 addirittura insieme, fa capire che insomma ci tieni un pochino. Sì, cioè non penso che a parte sarebbe... Avatar ha fatto la spedizione sottomarina, no? E che ha cose, sì, da dire, quindi penso di sì, io penso di sì. Max, c'è un messaggio per te. Box Office Mojo dice che Fast and Furious 7 ha superato il primo Avengers. Ma forse worldwide potrebbe anche essere. No, non in America. Sicuramente non in America. Cosa, dove non dovrebbe, perché era qualche milione indietro. Gli americani? Dove voglio vedere? Ma può essere che magari nel frattempo sia uscito in Giappone. Chissà. Worldwide. Comunque, no? Sì. L'ha superato, quindi ha superato di due spicci di un caffè. Ah, allora, ma guarda, secondo me, se vai a controllare, nel frattempo è uscito in Giappone. No, allora, questa idea, perché si era fermato. No, è Ultron che deve uscire. Ultron deve uscire. Ah, no, questa cosa di Fast and Furious, ma dobbiamo fare subito una news, perché in realtà noi ormai ci avevamo 1.520 contro 1.518. Noi eravamo convinti che non ce l'avrebbe fatto più, perché nell'ultima settimana aveva rallentato. E sarà uscito, non lo so, ha fatto poco più che 1 milione Malesia l'ultima settimana. Quindi beh, insomma, fa piacere per Fast and Furious 3 e 7 se lo godesse, perché durerà molto durerà poco, anche perché veramente due quindi, caffè e un cappuccino, quindi la news va fatta subito prima che avvisa chi di dovere, perché tra pochi giorni già non sarà più notizia. E, no, comunque non so se parlavano di altre cose, di Jurassic World, Avatar e cose varie, altrimenti io parlerei di un altro argomento importantissimo. Parlare anche della Pixar. Esatto, perché questa notizia, visto il grande successo di Jurassic World, è passata un pochino in secondo piano, ma in realtà è una notizia molto molto importante, perché Inside Out ha fatto più di 1 milione, più di 90 milioni, 98 mi pare alla fine il risultato definitivo, che è il secondo miglior debutto della Pixar. No, mi stai controllando? No, purtroppo un altro. Purtroppo un altro 94. 100.93 a lunedì. Non ti... ma lunedì, se include lunedì, no. Era 94, che è il secondo miglior incasso debutto della Pixar, dietro Toy Story 3, che ha fatti più di 100,
Però, per esempio, è migliore degli Incredibili, che ha fatto 70 e tante altre cose belle. Ma la cosa Perché non gli è bastato per importante, la la cosa prima. importante è che, e questo è il record, come secondo Seconda risultato, posizione, cioè sì. praticamente tra le aperture, nessun film Al aveva fatto secondo così, posto. al secondo posto aveva fatto così tanti soldi, Cioè, praticamente. diciamo, di solito quando incassi tanto sei primo, Sei primo, in invece. genere. Ed è Ma anche, se non sbaglio, il record assoluto. questa è la cosa più importante di tutte, che è il record assoluto Per un'idea per originale, un'idea inedita. originale. Perché Avatar, come dicevamo, è partito più basso, intorno ai 60 milioni. Quindi praticamente nella storia del cinema nessuno ha fatto meglio di Inside Out se non sequel, Sì. remake, film tratti da fumetti, film tratti da altre cose. Non idea originale. Non idea originale. E E questo è nonostante tutto è secondo, nonostante tutto il dicevamo, no? secondo. Però questo è molto molto significativo perché veramente in un'epoca in cui siamo bombardati da idee non originali, la Pixar non solo continua a fare idee originali, era stata anche criticata che aveva cominciato a Per i fare suoi troppi seguiti, sì. sequel, invece Inside Out non solo è un gioiello, ma appunto è un'idea bellissima, ma fare un risultato del genere veramente premia non solo la Pixar, ma alla fine premia, diciamolo, pure gli spettatori, anche il È pubblico una cosa bella americano. per È una tutti. cosa bella. E questa cosa è importante anche perché se voi guardate, prima ne abbiamo parlato, dei maggiori incassi di sempre, cioè, avrete notato che il primo Avatar è un'idea originale. E questa è una cosa bellissima, il fatto che il primo. Però poi guardi il resto, però c'è da piangere. Perché idee originali non ce ne stanno. Fumetti, sequel, Quelli veramente che hanno reboot, tratti da romanzi, Il Signore degli Anelli, tutto. romanzi, sì. Quelli che veramente fino ad ora sono riusciti a coniugare incassi e idee originali sono stati Cameron, la Pixar e Nolan, Inception. Che però non è arrivato a queste cifre, ma Qualcuno quasi. E questo fa molto molto riflettere, e secondo me direbbe questo fa molto molto fa male. molto No, molto no, male, nel senso però. che ovviamente per degli osservatori, insomma, bisogna guardare a questi fenomeni anche senza puntare il dito, insomma, No, in io maniera. appunto puntare il dito, io Però secondo me sono. dovrebbe riflettere quelli che criticano poi dopo Avatar, quelli che ti criticano Inception, quelli che ti criticano queste cose, perché non è un caso che tu hai 30 o 40 successi a livello incredibile e 28 sono idee non originali. Se poi dopo si tende a criticare gli unici prodotti originali, vuol dire che allora non si è capito qual è la Vabbè, a quel questione punto del si vede che cinema di oggi, non qual piace proprio la formula blockbuster a quel punto. è. Allora però non te li vedi. Eh certo. Cioè, perché no, se critichi il fatto che Avatar ha dei dialoghi un po' semplicisti o che Inception deve spiegare troppo al pubblico, allora vuol dire che, cioè, non si è capito che certi prodotti per funzionare devono avere quelle caratteristiche. Sì, ma ne parlavamo già, insomma, Sì, nella scorsa esatto. diretta su Jurassic World. È dura andare contro la natura di un prodotto, nel senso che Ma anche contro la natura degli è spettatori, nel contro la senso natura degli che spettatori, nel senso se che ovviamente può non piacere, si può anche essere piuttosto malinconici sulla direzione che sta prendendo il cinema oggi, cioè io non posso Mo anche parliamo capire, anche del passato, no, però, eh. certo, no, ma posso anche capire il punto di vista di chi ha, diciamo, questa idea. Però, insomma, ecco, criticare ogni volta per gli stessi motivi, gli stessi film, bisognerebbe perlomeno capire, insomma. O smettere di guardarli se Sì, capire che perché non quelli sono sono per così, perché, ma loro. è così, per raggiungere un pubblico ampio bisogna semplificare, ma lo vediamo Sì, in politica tutti i ma giorni, voglio dire. sì, Cioè, per qualunque cosa nel mondo. sì, Le se canzoni di si vuole successo sono quelle più consenso o orecchiabili, si con la melodia vuole. più immediata, col Sì. tempo. È normale. Ma se si parla di successo, successo vuol dire prendere un gran numero di persone, è evidente che Devi semplificare. E ci lo puoi sono. fare, però, ecco, il discorso è che lo puoi fare In con un tanti modi certo diversi, stile, esatto. con un certo Lo profitto, puoi non fare alla economico, Cameron artistico, si può o. fare, insomma, no? No, tornando al Un po' discorso al dei passato. un po' al passato, cioè il primo grande blockbuster, il primo grande successo al botteghino americano e non viene considerato Lo Squalo. Ovviamente, cioè, non parliamo di Via col vento, perché là, cioè,
sono passati anni, ma in realtà sono passati milioni di anni, cioè stiamo parlando proprio di epoche completamente diverse. Ere giurassiche. Quel vento era del 39, cioè, sì, stiamo parlando, cioè, non c'era televisione, non c'era nulla, è ovvio che talmente radicali che non è proprio paragonabile. Esatto, quindi non è parliamo di campo da gioco. Nonostante lo squalo sono stati pochi giorni fa, 40 anni, che comunque 40 anni sono tanti, però lo squalo già è un po' più assimilabile, no? Viene considerato il primo blockbuster. Come meccanismi dell'industry, come, del anche, mercato... come anche marketing, diffusione e tutto il resto. Lo squalo fu il primo film a superare i 100 milioni di incasso e arrivò a 2,60 e fu superato soltanto anni dopo da E.T. Cioè no, in realtà fu superato... Prima da Star Wars, poi fu superato da E.T. e poi a sua volta fu superato un'altra volta da Star Wars quando riuscì in sale. Lo squalo, E.T. e Guerre Stellari, tutti e tre, hanno avuto le stesse accoglienze che hanno avuto questi. Cioè, c'è gente che li ha adorati, che è impazzito, ma c'è anche tanta gente che li guardava dicendo non è questo il cinema, è una vergogna che questi film siano i maggiori... Cioè, quindi la storia si ripete, cioè non è un caso. Sì. Questo ci fa pensare che un certo atteggiamento critico verso film così innovativi, film che portano, fanno fare passi avanti all'industry, sia una cosa un po' fuori luogo, però inevitabile. Sì. No, ma tra l'altro tutti questi esempi che hai fatto, che abbiamo fatto, sono particolarmente significativi perché il fatto che fin dallo squalo in poi molti critici si siano incominciati a scontrare con l'idea di blockbuster, no? Perché per loro non funzionava, è dovuto sostanzialmente a un'opposizione che c'è sempre stata dagli anni 70 in poi verso la componente dello spettacolo, no? Quindi si parlava di opposizione tra spettacolo e narrazione, questo tipo di cinema non è più classico, non è più cinema, c'è troppo spettacolo, la narrazione viene messa in secondo... in seconda, diciamo, una importanza secondaria, in secondo piano, ed è un discorso che è iniziato con la coppia di ragazzacci Lucas Spielberg e poi si è protratta fino agli anni 90 e agli anni 2000. Però poi, quando ti vai a studiare veramente il cinema, ci sono tanti libri, tu ti rendi conto che il cinema nasce così e una notevole componente spettacolare, per esempio, era già molto presente in Via col vento che hai citato prima, certo. Perché lì c'erano scene di devastazione, di caos, fuoco e fiamme che per l'epoca erano totalmente erano eccessive proprio. Quindi, diciamo, il cinema è un'industria, certo. La componente dello spettacolo è fondamentale, poi dobbiamo anche estendere il concetto di spettacolo, perché lo spettacolo non è solo la macchina che esplode, lo spettacolo è anche l'esibizione del corpo della diva o del divo, i costumi sfarzosi, quindi il cinema è spettacolo fin dall'inizio, certo. E bisognerà che prima o poi lo capiamo, perché... Ma io penso che in realtà a capire lo capiscono più o meno tutti. Sì, però chi pensa che la narrazione non abbia importanza in questo tipo di film, sì, ovviamente magari ha un'importanza minore, però il fatto che in Jurassic World non esista narrazione, no? È una stupidaggine. In realtà anzi, secondo me è costruito molto bene. C'ha... Veramente però, non c'ha momenti morti, è tutto veramente, quando si dice una sceneggiatura, no, a orologeria in cui tutto si incastra perfettamente, in realtà Jurassic World è proprio così. Sì. È ovvio che non è un testo che ha delle pretese letterarie, però funziona, fa quello che deve fare. Funziona molto bene, è scritto molto bene da quel punto di vista, nel senso che riesce veramente a sfruttare tutte le caratteristiche giuste e il motivo per cui sta funzionando così. Non andrebbero mai sottovalutati questi film. Poi anche a me non è che tutti i blockbuster piacciono, per carità, ci mancherebbe altro, anzi in realtà moltissimi, però... Io per esempio sono uno che è cresciuto nel cinema, vabbè, fin da piccolo, però ha vissuto da spettatore pieno gli anni 90, e a me dei blockbuster degli anni 90 non me ne piaceva nessuno, ma manco Jurassic Park, dico, per dire, questo altro. Sì, cioè vabbè, no, Independence Day, no lo so, ma di questo abbiamo già parlato, però per dire, non è che il blockbuster è cambiato, il blockbuster di adesso, non tutti, però il blockbuster di adesso può essere anche secondo me un buon film,
quelli degli anni 90 in gran parte erano fatti veramente solo per avere soldi, per fare soldi. Appunto, un buon film, niente di straordinario, perché... Ma per carità. E se no poi non vorrei che passasse che sono un appassionato... Vabbè, ma l'importante è che si rende conto di quello che sta, di blockbuster, che però, sta guardando. Esatto, a me dà fastidio il fatto di criticarli a prescindere. Ci sono anche ottimi film, anche quelli che abbiamo citato, per me Titanic è un ottimo film. Sì. Avatar no? Avatar... Un po' meno, secondo me, sotto Titanic. Vabbè, a me è piaciuto tantissimo dal punto di vista proprio dell'esperienza, perché l'uso del 3D... Secondo me non si può prescindere da quello, cioè da cosa rappresenta vedere... Come diceva Antonio Avatar prima, effettivamente l'uso del 3D di Avatar è una vetta incredibile, ce ne sono stati pochi poi. Pochi, due, tre altri. Dopo. Io ne ricordo veramente pochi. A me aveva piacevolmente colpito, perché non me l'aspettavo minimamente, le parti in 3D di Tron Legacy, per esempio. No, io non l'ho visto. Che era, aveva all'interno dello stesso film il passaggio dal 2D al 3D. Il 2D era la realtà e il 3D era la realtà virtuale, il che già è un'idea interessante. E aveva queste scene con la musica, con in sottofondo le musiche di Daft Punk in 3D straordinarie. A quei livelli, appunto, Scorsese, ma poco altro veramente di 3D, veramente sorprendente. Vabbè, io... Con un tono completamente diverso, Pina di... Pina e... Però, non stiamo parlando, stiamo parlando di un altro tipo di film. Sì, però l'uso del 3D... Che dicono? Sono due cose, la roba che dice, esagerare, tornando al discorso che facevamo prima dello spettacolo, esagerare un po' si potrebbe dire che il primo a produrre blockbuster sia stato Méliès, che considerava appunto il cinema più come un trucco a palcoscenico capace di lanciare il pubblico con la bocca aperta, che più che una narrazione. Stavamo prendendo una strada, volevo dire che in realtà appunto il cinema nasce sempre già da questo contrasto, i Lumière da una parte e Méliès dall'altra, nel senso che erano due filosofie, due approcci completamente diversi dal cinema, e che così come esisteva prima esiste adesso e esisteranno sempre, si spera. Cioè bisogna capire che il cinema è entrambe le cose. Sì. Poi se si riescono ad unire, meglio ancora. Quando si riesce a fare, è secondo me il massimo. Comunque questo è un discorso molto che più in realtà io proprio scrissi un articolo ai tempi di Avatar, proprio perché ci fu, non so se vi ricordate, la polemica di in Italia di Faenza che criticò Avatar. Questo non è cinema, esatto. Quindi io scrissi proprio cose del genere, tra l'altro. Quindi... No, ma infatti è un discorso. Invece un altro utente che però non ha nome, quindi non so chi è. E la cosa triste è che anche considerando a chi vengono, anche considerare a chi vengono dati in mano questi blockbuster oggi, tolti Nolan e Cameron e fanno storia a sé, il resto dei film per il grande pubblico sono diretti da shooter senza troppa personalità. Siamo passati dallo Spider-Man di Raimi a Webb, per non parlare del prossimo reboot sul personaggio, il regista e il tizio ha diretto quello l'hanno aggiunto. Sì, l'hanno annunciato oggi. Beh, però... Non vuol dire niente. Nel regista Jurassic World prima ha fatto un unico film ed è riuscito a fare un film che ha una sua personalità comunque. Sì, ma voglio dire anche James Gunn con i Guardiani della Galassia. Sì, esatto. Cioè il fatto che sia un autore non affermato non vuol dire niente. Vediamolo prima alla prova. Sì, ma probabilmente poi le produzioni sono anche convinte che un regista meno, diciamo, con doti autoriali. Anche Whedon, tra l'altro. Anche Whedon, cioè, Whedon per quanto sia un culto, però, però al cinema effettivamente non aveva ancora fatto niente, perché Serenity è stato un piccolo flop, se così vogliamo definirlo. Quindi io, no, secondo me, io questa è una cosa che vedo anche positiva. Poi certo, se ci fossero anche grandi autori non sarebbe male, insomma, qualcuno. Però il grande autore ha esigenze diverse, esatto, perché magari è antitetica la posizione, ti vuole anche di scrivere la sceneggiatura, timoniere del blockbuster, grande autore, a parte rarissimi casi che sono appunto i nomi che stiamo facendo. Sì, tra l'altro non dimentichiamoci che Spider-Man in realtà doveva farlo proprio Cameron all'inizio degli anni 90. Però la sceneggiatura di Cameron fu, cioè, qua ci sarebbe da dire molto, perché si dice che la sceneggiatura di Cameron, che in realtà penso si trovi in rete, è stata utilizzata senza dargli credits da Cap, l'ha scritto David Cap, quella di Raimi, non so chi l'ha scritta. Tant'è vero che a Cameron gli chiesero proprio, insomma, non ti dispiace, che lui fece capire che insomma non aveva di questi problemi che tra Titanic e Avatar, insomma, figuriamoci. Però ecco, cioè, all'inizio degli anni 90 c'era questa idea di dare a questi autori questa cosa, però già all'epoca non funzionò, perché con gli studios... Max che aggiunge, il grande autore costa troppo. In realtà secondo me più costare troppo in sé è meno controllabile. Il costo non penso sia più difficile inserire il film di un grande autore in un contesto più ampio come sta facendo la Marvel. D'altronde stesso Whedon, che è un autore, ha
cioè non se n'è andato dalla Marvel proprio perché ha fatto capire che insieme ad altri problemi c'era anche questo. E non è un caso appunto che la Marvel adesso sta prendendo tutti i registi insomma un po' più malleabili, sì. Buoni artigiani, sì. Che sanno quello che devono fare sul set, però non stravolgono l'idea che hanno loro dell'universo, sì. Comunque non sempre poi è così, perché abbiamo visto Star Wars che invece se Lucas si fosse fatto da parte probabilmente sarebbe stato meglio per la trilogia precedente a questa. E adesso vabbè, hanno scelto J.J. che comunque è un autore, comunque una firma, però già per i prossimi si parla però è un autore, è una firma, no, che ha molta personalità, ma sa anche cosa è necessario fare. Cioè uno che magari la sua idea la mette da parte se sa che al pubblico serve altro. E poi è un regista che sa ricreare atmosfere del cinema del passato, no? Pensiamo a quello che ha fatto con Super 8, per esempio, che a me è piaciuto tantissimo. Che era tutta una citazione, un film nostalgico. Vabbè, un omaggio sul cinema d'azione certo adolescenziale degli anni 80, sì. Diciamo, no? E quindi secondo me io mi aspetto tantissimo da J.J. Abrams, veramente, da questo punto di vista, perché sicuramente saprà bene, difficile, diciamo, non aspettarsi tantissimo questo film, contesto di Guerra Stellare. Quello può essere l'unico problema di questo film. Facendo un passo indietro su Jurassic World, c'è un utente che commentava: a mio parere comunque accettata la sfumatura dei blockbuster, Jurassic World soffre di qualche problema nella struttura del racconto, il che lascia spazio alle critiche su buchi di sceneggiatura, scusate che la chat è scesa, buchi di trame, personaggi stereotipati, eccetera. Spielberg in questo era un maestro, in Jurassic Park sapeva nascondere l'assurdità dietro la storia con lo stupore e la suspense. In realtà io non sono d'accordo. No, a parte questo, per lui era anche più facile concentrarsi su tre sequenze d'impatto, perché allora quegli effetti speciali erano un valore aggiunto. Oggi sono considerati ormai. Questo lo dicevamo la settimana scorsa, che secondo me Jurassic Park, se visto oggi con l'ottica di oggi, non funziona poi così bene, perché c'ha un ritmo che non è quello di oggi. Non puoi portare un blockbuster del genere con il ritmo del primo Jurassic Park, secondo me. Oggi no, cioè sono esigenze proprio che no, il cinema cambia, lo spettatore cambia, c'è poco da fare. Sì, ma proprio per questioni legate al target, un bambino di 14 anni attualmente. Io come hai detto, io non sono mai stato un fan del primo Jurassic Park per tanti motivi, e venivo dal libro, quindi insomma poi ero in una fase in cui appunto mi ero avvicinato a un altro tipo di cinema soprattutto. Quindi non sono mai rimasto così incantato, cioè ne ho apprezzato sicuramente molti aspetti, molte scene. Secondo me c'aveva dei difetti anche piuttosto evidenti Jurassic Park. Qui, per carità, sicuramente non mancheranno i difetti, non li vedo così macroscopici sinceramente. Secondo me si perde tutto molto nel divertimento che c'è nel godersi questo film dal grande ritmo, cioè non lo so. Io non riesco, ne sto leggendo di tutti i colori, ma francamente trovo un po' difficoltà a capirlo. È normale, perché quando un film ha successo, io ho trovato grandi, ancora oggi, a 15 anni di distanza, no, più di 15 anni, quasi 20 anni, non riesco a capire le critiche a Titanic. Cioè ormai dopo è scontato che semplicemente quando c'è un fenomeno trovi i bastian contrari, punto e basta. Perché secondo me Titanic è un film veramente indiscutibile, punto. Va considerato come blockbuster, considerato quello che è, però cioè, francamente come si fa a andare contro? Però se c'è chi lo fa, insomma, ha maggior ragione anche Jurassic World. Vabbè, certo. Carità, ma quello per qualunque e poi senz'altro non è un film perfetto Jurassic World, però ha delle grandi qualità, funziona, ha delle qualità, come dicevamo, secondo me, insomma, anche nel ritmo, nel fatto che sia molto ben costruito. E poi ripeto, io già lo dicevo l'altra volta, non so chi veramente sia d'accordo con me, però secondo me non sono neanche così tanto abbozzati i personaggi, nel senso che nel contesto c'è anche i dialoghi che vengono tanto criticati, senza scendere in profondità, però no, però diciamo che suggeriscono in quei pochi secondi che hanno a disposizione sì. Del dialogo suggeriscono anche qualcosa che puoi immaginare. Tra l'altro lo dicevamo, no? Con le dovute differenze, secondo me Mad Max Fury Road è un capolavoro, Jurassic World no, però con le dovute differenze sono film abbastanza simili, nel senso che veramente succedono quasi in tempo reale, hanno un ritmo incredibile. Jurassic World anche questo c'ha,
che in un certo senso ti può facilmente giustificare un po' tutto. Succede tutto veramente in questione di ore. Sì, sì. E non c'hai proprio il tempo per poter approfondire determinate cose. Sì, però se Jurassic World secondo me si rifà un po' più a una struttura di sceneggiatura proprio classica. Certo. Vari atti. Vabbè, ma Mad Max è una follia che no. Mad Max è una cosa che esula completamente, un esperimento che rimarrà forse da solo. Pure il discorso che facevamo prima. Praticamente non è... E infatti ha fatto niente. Esatto, cioè, quello ha fatto per briciole rispetto. Purtroppo, per quanto coraggioso, per il grande pubblico funziona meno. Ma infatti Mad Max è un Fury Road, è un blockbuster molto atipico, un blockbuster molto, molto atipico, per modo di dire. Invece Jurassic World è un po' come l'Indominus, è creato in laboratorio per essere proprio una macchina micidiale perfetta e secondo me ci riesce. No, ma infatti secondo me verrà anche Mad Max Fury Road, verrà studiato parecchio da quelli che si sono occupati proprio della dialettica tra narrazione e spettacolo nel cinema, perché per esempio c'era uno studioso americano che ha parlato per giustificare il fatto che spettacolo e narrazione diciamo siano intrecciate, parlava del concetto di corsa narrativa praticamente, esatto. Perché attraverso lo spettacolo si mandavano avanti anche una serie di questioni narrative. Ma però secondo me corsa narrativa è una cosa che proprio si adatta perfettamente. Secondo me succede anche in Jurassic World questo, cioè, secondo me è, appunto, è diverso. In modo diverso, sì. Meno riuscito sicuramente, però più semplice, il concetto è quello. Cioè Jurassic World parte da quando arriva all'Indominus, c'è cioè tutta una corsa praticamente, dove in realtà non si fermano mai, se ci pensi, succede sempre tutto di corsa. E questo ti porta anche ad essere appunto superficiale, ma è giustificato. Sì, e non ha nemmeno quei momenti di stanchezza che avrebbe potuto avere se fosse stato... Loro vanno in parallelo, cioè, l'arrivo al parco dei ragazzi è presentato insieme alla storia dell'Indominus, alternati. Ma poi, quindi un certo intanto punto di vista... la storia dell'Indominus inizia già da subito a entrare nel sì, film. Ma poi diciamo, da un certo punto di vista, in questi tipi di film in cui succede di tutto e c'è azione sempre... Voglio dire, il fatto che non ci sia approfondimento psicologico da una parte è una scelta di realismo, perché in una situazione reale, se devi scappare dai dinosauri, non è che ti trasci all'altra e cominci a parlare di tuo padre reale, come ti ha maltrattato male, come tua madre scena, ti ha lasciato da solo, minuti, insomma. Di chiacchiere delle persone, già avrebbero criticato anche quello. Sì. E poi... Sul discorso che facevamo prima degli autori per questi bei film, Max racconta un aneddoto. Comunque aspetta, sì. Jurassic Park i tempi c'erano, tempi morti, e l'approfondimento era zero secondo me dei personaggi, perché mi dispiace dirlo, ma Jurassic Park c'era dei personaggi abbastanza terribili, e l'abbiamo già detto questo, Malcolm che era veramente abbozzato, sì. I ragazzini, quello che è, nonostante il tempo se lo prendessero lì. Cioè, però i personaggi di Sam Neill e Laura Dern non erano così male, secondo me. Erano, se non altro, erano meno irritanti. Nella loro caratterizzazione rispetto a quelli di Jurassic World, che sono il maschio alfa e la frigidina. Sì, erano meno stereotipati. Però non è che sono stereotipati, è che sono proprio fastidiosi, soprattutto se appunto. Fa il confronto con quello che col lavoro fatto in Mad Max, soprattutto sui personaggi femminili. Mad Max è un altro discorso. Jurassic Park, non dimentichiamoci lo trovo, che veniva da un libro. In effetti i personaggi Park veniva da un romanzo, però. Questi e, sono e, i personaggi erano del che film c'era erano anche l'autore del romanzo, alla sceneggiatura, tra l'altro. E noi i personaggi del film erano molto semplificati rispetto a quelli del romanzo. Oltretutto anche le interpretazioni dei due attori secondo me davano comunque un certo spessore, una certa multidimensionalità ai personaggi. Beh, quello secondo me non dipende dagli attori, quello dipende dallo spazio che gli dai. È ovvio che... Oh, ma Jurassic Park c'ha due minuti d'orologio di loro che guardano e noi non sappiamo che cosa guardano. Cioè, grazie, se ti puoi permettere la meraviglia che si legge sul viso di Sam Neill. Ma oggi te lo devi permettere. Se oggi facevi due minuti così, cioè, che cosa leggo in Jurassic World? La meraviglia sulla faccia di Bryce Dallas Howard che guarda i bicipiti. Ma perché non c'è il concetto? Perché il concetto di meraviglia, infatti, come dice stesso il film, non esiste più. È proprio quello il punto. Cioè, infatti, anche quello è interessante in Jurassic World, che in realtà ti parla del cinema. Jurassic World è interessante anche per quello, perché ti parla proprio del cinema. Sta scrivendo il nostro utente Cosmodrome. Il discorso del fattore wow e tutto il resto, in realtà parla di noi spettatori. No, su questo sono d'accordo. Io quello che discuto, l'unica cosa che mi ha irritato, che francamente non mi è piaciuta di Jurassic World, io rimango sulla mia posizione.
cioè questa caratterizzazione dei personaggi, semplicemente, ecco, volevo ribadire questo e dire che secondo me quelli di tutto sommato sono molto migliori quelli di Jurassic Park, tutto qua. Ma ripeto, per me dipende dai personaggi. Io per esempio il personaggio di Marco lo trovo terribile. No, io parlavo di Laura Dern e veramente... Sono d'accordo che il personaggio di Malcolm è irritante, però è secondario rispetto agli altri due. E Jeff Goldblum in realtà dovrebbe essere abbastanza importante. Ma infatti secondo me pure quello trama, è il discorso, nel senso che Malcolm in realtà era il vero protagonista, se vogliamo, sì, del libro in realtà, però comunque. Sì, però messo da parte tutto quel lavoro sul pensiero dello scrittore, quello che rimane è Jeff Goldblum che fa il figo, perché appunto. Quindi è peggio, cioè secondo me è peggio stereotipare, cioè peggio prendere un matematico del caos e fargli dire due stupidaggini e hai presentato il matematico del caos, che invece fare almeno un marine e farlo da marine, cioè trovo molto molto più superficiale il lavoro fatto su Malcolm. Si è rinunciato completamente a quell'aspetto della caratterizzazione. Io sono dell'idea comunque che gli attori del primo erano di un altro livello rispetto a questi attori qui, poi in realtà lo sono, cioè, un primo piano di Sam Neill lo puoi inquadrare da tutte le parti, Chris Pratt, ma non magari crescerà, ma anche Bryce Dallas Howard, ma anche gli altri. In Guardiani della Galassia secondo me c'è un mestiere, perché appunto Jeff Goldblum aveva un personaggio un po' del cacchio, però tu ci stavi al suo gioco perché c'aveva carisma. Mm-hmm. E ci Secondo me Chris Pratt invece è un attore molto carismatico, funziona molto bene per quello che deve fare. È ovvio che deve fare qualcosa di molto però diverso. Ecco, secondo me non rimarranno più di tanto i personaggi di Jurassic World, ma tutto il resto, mentre il primo Jurassic Park Poi neanche Jurassic Park rimangono i personaggi, rimangono gli però questa cosa là rimane il dinosauro, cioè non ci sono dubbi. Però in Jurassic Park funzionava molto meglio secondo me la coppia da questo punto di vista, perché io mi ricordo che appunto quando rivedendo Jurassic Park 3 il punto migliore sono i primi 15 minuti in cui ci sono loro due che tornano insieme, cioè c'era proprio una chimica, quindi voleva dire che quei due personaggi te li portavi da è prima, no? E l'effetto nostalgia pure là. Qualità, no, per me è qualità delle interpretazioni, perché al di là dell'espressione di Sam Neill nella scena in cui vede per la prima volta che cos'è un apatosauro, un brachiosauro. E il momento, non lo so, in cui Laura Dern si mette a curare il triceratopo, invece senti proprio il calore, l'umanità di queste performance, che invece per me non c'è nei personaggi di Jurassic World. Ora non è che voglio fare una polemica. Un bravo attore è un bravo attore. Sì, ma noi stiamo parlando di alcune differenze, ma probabilmente poi, ecco, magari da un certo punto di vista non l'hanno nemmeno tanto ricercato in questo film. I personaggi sono troppo diversi. Totalmente distaccato dal mondo, non sapeva quanti anni avevano i nipoti, pensava solo alla carriera, molto risoluta, però era molto distaccata emotivamente con qualsiasi cosa, cioè un personaggio con cui fai difficoltà ad empatizzare, perché è un personaggio. Il punto è che secondo me sono personaggi molto diversi, cioè da Bryce Dallas Howard in un certo senso è una screen queen in questo film, cioè come se fosse un thriller, e lei non deve fare altro che scappare fondamentalmente, non è diversa da Michael Myers. Laura Dern c'è un personaggio completamente diverso nel primo Jurassic Park, tant'è vero che lei diventa poi un'eroina d'azione, se così la vogliamo chiamare, soltanto nella parte finale. C'è una bella differenza, cioè appunto quando confronti i personaggi o i film devi tenere conto anche dei generi. La conosciamo proprio in modo diverso, il personaggio di Laura Dern lo conosciamo che sta scavando ossa di dinosauro insieme a Alan Grant, lei è una donna in carriera, una direttrice di parco. Ma c'è metà film in cui non c'è azione, tra l'altro, in Jurassic Park. Quindi... Sì, lei è un manager, diciamo, sostanzialmente. Cioè, qualcosa di molto diverso. Per carità, abbozzato, ma è qualcosa di diverso. No, indubbiamente è molto diverso. Poi vabbè, staremo a vedere, magari fra 20 anni. Ma io non contesto che non dico che avrebbero dovuto riproporre lo stesso personaggio di Laura Dern, dico che a livello di efficacia, a livello di coinvolgimento emotivo, questi personaggi funzionano meno per la scrittura e per le interpretazioni. Secondo me di questo sono convinta. Sì, non so, secondo me Chris Pratt, lei magari non aggiunge molto al personaggio. Chris Pratt invece secondo me lo interpreta molto bene. Ma comunque c'è una cosa molto più importante secondo me, che in Jurassic World i veri protagonisti sono i dinosauri, che sembra una banalità detta, ma non è così, perché in Jurassic Park i protagonisti erano gli umani e i dinosauri erano gli antagonisti.
a un certo punto, è vero, no? I dinosauri qui fanno tutto da soli. E qui sì. I dinosauri sono sia protagonisti che antagonisti. Quindi in realtà noi parliamo di protagonisti, ma sono coprotagonisti. Sì, però questo per me non vuol dire che per la componente umana uno allora debba ricorrere a stereotipi irritanti. Vuol dire che lo spazio che hanno è minore. Sì. Cioè, per dirti, si potrebbe dire che i Velociraptor hanno molta più personalità rispetto a, sì, al primo. Cioè, è vero, i personaggi dei Velociraptor sono migliori rispetto al primo. Ma anche il T-Rex ha una grossa personalità in quelle entrate in scena. Anche il T-Rex, certo. Cioè, capito, è cambiata la prospettiva proprio. Io non ce la vedo questa, francamente, questa finezza psicologica. Ma non è una finezza, è una verità però. Cioè, tanto è vero che i Velociraptor hanno addirittura dei nomi, sì, hanno uno spazio, hanno... Sì, sì, e poi una... sono indecisi, sì, diciamo, ma sono indecisi legati al personaggio di Chris Pratt e al suo essere... Alla ricerca dell'alfa, insomma. Sono indecisi, no? Il suo essere, appunto, dominante, maschio alfa. No, per me sono... Cioè, non... Lo dice lui. Cioè, mi sembra una cosa... Io davo per scontato che fosse per tutti così. In che... un branco l'elemento alfa esiste, non si inventa niente o... Cioè, che i dinosauri siano molto più al centro del film rispetto a Jurassic Park, a me sembra una cosa abbastanza ovvia. Cioè, non mi sembra una novità. Comunque, al di là di questo, che potremmo andare avanti per ore, credo. Sì, sì. Riprendiamo, secondo me, un po' di discorsi. Dobbiamo chiudere, quindi in 5 minuti chiudiamo... C'era l'utente Cosmodrom che ha scritto molto. Sì, ha scritto: il problema di scrittura che ho notato è una mancata introduzione del parco, del senso di meraviglia, ma anche di assuefazione, da cui la necessità di più effetto. Per me quello è un punto di forza, invece, perché secondo me... il parco funziona molto meglio proprio perché è un parco vivo, noi lo vediamo che è già vivo. Di fatto il primo dinosauro visibile sullo schermo è l'Indominus Rex, che invece doveva essere il colpo di scena. In realtà, perché il film stesso ci dice che c'è bisogno di qualcosa di più. Esatto, è che ormai i dinosauri sono dati una cosa per scontato. Sì. Sono dati quasi da scontato. Cioè, io penso che questo sia voluto. Poi quando si parla del pubblico, non si parla del pubblico del parco, ma si parla del pubblico dello spettatore. In realtà poi noi i dinosauri e il parco lo vediamo tutto, però lo vediamo quando già c'è questa fuga. Sì. Quindi a me io lo trovo una scelta vincente, perché se avessero di nuovo rifatto tutta l'introduzione del parco... Io l'ho scritto anche l'articolo, mi piace molto come ci viene introdotto il parco, esatto, attraverso gli occhi del ragazzino che non vede l'ora, cioè con quell'inquadratura che lo segue, che cerca di intravedere dietro la folla più alta di lui, a me... mi ha fatto immedesimare quel ragazzino con quella che, sua voglia di vederlo. Certo, era l'unica possibilità di rendere nuovamente quella sensazione di stupore, sì, perché non si può immaginare in maniera però moderna, non c'era bisogno, sarebbe stata, l'avrebbero chiamata spiegone, un'introduzione del parco come quella del poi perché del parco. Magari lui avrebbe avuto qualcosa di diverso, però secondo me è voluto, sempre da quello che uno si aspetta, almeno per me funziona. Poi rifare oggi quello forse non avrebbe funzionato, nella misura in cui sta funzionando il film. Dipende dal punto da quello che uno si aspetta. Chi invece magari si aspettava di rigodersi i dinosauri come una volta, è ovvio che allora da quel punto di vista sicuramente viene a mancare un po', perché certo il dinosauro, tranne l'Indominus, tranne Velociraptor, gli altri no, sono solo... No, è stata solo proprio una scelta, cioè, infatti vittime. Il T-Rex, che è stato sottolineato dallo stesso regista, è lo stesso del primo film, ci viene presentato alla fine, quando entra in scena per fare... Fare lo stesso effetto che gli ha fatto a lui Sam Neill in Jurassic Park 3. Perciò dico che i dinosauri sono protagonisti. Quando tu lo rivedi, in realtà... a me è attore, tra l'altro, il T-Rex. Entra con un passo claudicante, perché è un po' vecchietto, però... però deciso. Vai, Max mi chiede se ho individuato Bird nella... Sì. Io ho letto, non l'ho individuato io perché non ho potuto rivedere il film originale, ma ho letto che è la voce del monorail. Quindi, anzi, se me lo confermi. Ormai però è diventato un affare... No, che io non, è ancora, non arriva non... ancora la conferma. No. Comunque, per chiudere il discorso box office, io direi che... da Jurassic World mi aspetto ancora qualcosa, non mi aspetto sinceramente l'esploa finale, cioè che possa arrivare a livello però di, finora di Titanic, non credo, però insomma ci possiamo aspettare sicuramente, Max conferma, possiamo stare tutti tranquilli che possiamo arrivare oltre 500, può arrivare appunto a Fast and Furious a questo punto, che è il terzo, quindi il terzo a livello mondiale.
Per l'estate ci saranno Terminator Genesis, E tanta altra roba. però Ant-Man, che non credo che non possa credo che mai. possano arrivare a questi numeri. Il discorso da C'hanno i vedere Minions. sarà Star Wars. Star Sì. Wars penso che bisognerà riparlare dei box office e Eh beh, di... sì. L'accoppiata Star Wars Natale, insomma, potrebbe Diciamo, essere. l'immagine Quando con esce cui precisamente, si devi guardare congratulavano con adesso. l'altro Star Wars. Sì, questo io ho scritto un articolo la settimana scorsa dove trovate un po' L'avete sentito? di queste vicende un po' particolari. Sì, tra l'altro sta sotto nella news della diretta, c'era linkato, Quindi lo trovate facilmente. perché insomma questa cosa è carina, no? Che George Lucas C'è e stato. Spielberg si sono più volte fatte le congratulazioni a vicenda perché si Questo era il sorpassavano, precedente con Star Wars che incoronava E.T. invece. esatto. E poi c'è stato Cameron, non so se c'era l'immagine, esatto, C'era il questa qua, questa Titanic. che è bellissima, di Lucas che fece fare questa immagine per congratularsi con E Titanic. C-3PO che È tutta dice colpa tutta, tua, lo so, è dice tutto. E R2 poi lì è di finita la 2. storia, Ed è diciamo. finita la storia perché in O realtà Cameron Cameron si è no, esatto, autocongratulato con Cameron se stessa, però negli se ultimi si è giorni. congratulato da solo non ce l'hanno detto, non abbiamo mai saputo. Cioè, magari nel bagno davanti allo specchio, E non ha fatto una questa è pagina di quella che ci ha fatto Variety. scrivere questo articolo perché è successo che appunto la Marvel si è congratulata con Jurassic World e con la Universal per aver superato il record del miglior Cioè, il tocco weekend. di classe di questa immagine, se potete apprezzare, c'è cioè il T-Rex che mantiene il martello E e Thor Thor col punto col punto interrogativo. interrogativo. Quello è il colpo di genio di questa, di questo poster. Vabbè, Chiudiamo concludiamo qua, qui. sì. Va bene, e allora noi ci vediamo la settimana prossima, vorremmo parlare di Terminator, Non vi sappiamo della niente del saga di giorno. Terminator. Sì. Invece l'altra sera, se, non so se ci avete seguito, abbiamo parlato di True Detective in diretta, subito dopo la messa in onda italiana su Sky, Della premiere della della seconda premiere della seconda stagione. stagione. È una cosa che vorremmo rifare, non faremo subito la settimana prossima, ma faremo magari alla terza, Sì. semplicemente perché magari rischiamo di dire sempre le stesse cose, Sì, magari aspettiamo insomma che vada un che po' ci più sia più carne al avanti. fuoco. Quindi ecco, però è una cosa che sicuramente Comunque, gli vogliamo appuntamenti ripetere. poi li scriveremo nella pagina della diretta e Ovviamente ovviamente su dopo Facebook. la replica, diciamo, non alle 4 del mattino, ma No, non so nemmeno se alle lo rifaranno anche per 11. le Sì, lo altre. Lo fanno fanno sempre. sì, Sì, è sì. fisso. Va bene, ci Va vediamo bene. la settimana Ciao a tutti. prossima. Ciao Ciao. ciao. Ciao.